Questo non me lo ricordavo. Vorrei tanto ricordarmi. La mamma con me da neonata. Non l'avevo mai vista. Fatico a credere di essere stata così piccola. I quadri della mamma. Qual era il preferito di papà? Questo pomeriggio sono tornata a casa per prendere l'ultimo dei miei quadri. Blocchi di rosso. Il quadro preferito di papà. Forse qualcosa in quel quadro può aiutarmi a trovare la combinazione. Ok, torno allo studio per aprire la cassaforte. Ci sei quasi, cara. Ecco, ti faccio vedere. Così, vedi? Bravissima, Lara! Bravissima! Mi domando come sarebbe stata la mia vita se ci fosse stata lei. Era per una mostra delle opere della mamma a Londra. Cosa darei per poterla vedere? C'è scritto... Oggi è nata Lara. Anche se ci sono... Sono felice di avere ancora tutte queste opere della mamma. Papà, cosa tieni lì dentro? Niente di importante, Lara. Documenti immobiliari e cose così. Beh, se non sono cose importanti, allora perché le tieni in cassaforte? Dovrei sapere bene ormai che è impossibile dartela a bere. In effetti c'è una cosa importante qui dentro ed è per te. Potrebbe servirti un giorno. Spero tanto nel tuo aiuto, papà. No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi. Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio sciocco. Il tesoro della spedizione di Lara, il mio quadro preferito. C'è voluto questo viaggio per farmi capitolare. Ho potuto vedere Richard. Questo pomeriggio sono tornata. Ok, ho trovato tutti gli indizi. Vediamo se ora riesco ad aprirla. No, non ci siamo. No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi.
No, così non va bene. La risposta deve essere... Questo pomeriggio sono tornata a casa per prendere l'ultimo dei miei quadri. Anzi... Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio sciocco! Il tesoro della spedizione di Lara... C'è voluto questo viaggio per farmi capitolare. Ho potuto vedere Richard nel suo elemento. Gli indizi. No, non ci siamo. No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi. Signorina Lara, mi sono preso la libertà di preparare un vassoio per lei. Signore, spero che questa lettera le giunga durante una spedizione di successo e la trovi in buona salute. Prima di annoiarla con le faccende della tenuta. Povero Winston, mi ricordo quanto si era infuriato. È sempre stato così paziente. Re in regina 1. Stavolta vincerò io, Winston. È astuta, ma dovrebbe sapere ormai che vincere non è tutto. Regina in alfiere 6. Presto tu a dire così. Vinci sempre. Cavallo mangia regina. Questa foto è stata scattata in biblioteca. Modifiche del 1800. Fra tutti i libri di questa biblioteca, questo era uno dei miei preferiti. Amavo disegnare geroglifici.
Questo pomeriggio sono tornata a casa per prendere l'ultimo dei miei quadri. Anzi, forse dovrei dire che sono tornata alla casa della mia famiglia. Atlas era di pessimo umore, ma mentre sputava veleno e cattiverie Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio sciocco! Il tesoro della spedizione di Lara, il mio quadro preferito di Amelia, la data del nostro anniversario. C'è voluto questo viaggio per farmi capitolare. Ho potuto vedere Richard nel suo elemento, nel bene e nel male. Ho toccato con mano la purezza e il caos della sua passione. E ho capito che voglio questa passione. No, non ci siamo. No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi. È quasi tutto pronto per... Questo pomeriggio sono tornata... Dopo tutti questi anni, è rimasto tutto come l'ha lasciato lei.
ci siamo. No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi. Sa cosa intendo. Cerchi di godersi anche il viaggio, Lara, anziché limitarsi a puntare dritto alla vittoria. Alfiere in Re 7. Questo busto di Anubi proviene dalla collezione egizia di papà.
Mi ricordo. Papà l'ha regalato. La corona del faraone della caccia al tesoro per il mio compleanno. Quanti anni avrò avuto? 6? 8? Secondo me questo geroglifico indica un numero. Ma quale? Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio. La mamma nel giorno del suo matrimonio era bellissima. La fede nuziale della mamma. Mi ero sempre chiesta dove fosse finita. Credo che questo sia l'orologio da tasca di papà. L'accendino di papà. Non ricordo di averglielo mai visto usare. Lo stemma della famiglia Croft. No, non ci siamo. Per l'amor del cielo, memorizza la combinazione, vecchio sciocco. Il tesoro della spedizione di Lara? Il mio quadro preferito? No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi. C'è voluto questo viaggio per farmi capitolare. Ho potuto vedere Richard nel suo elemento, nel bene e nel male. Ho toccato con mano la purezza e il caos della sua passione. E ho capito che voglio questa passione nella mia vita, ogni giorno. È fatta. Richard avrebbe voluto... Questo pomeriggio sono tornata a casa. Ho creato una... Ora ricordo. Nell'antico Egitto a ogni distretto corrispondevano un simbolo e un numero. Ho sempre preferito questi simboli ai veri e propri numeri geroglifici. Questa è... Una foto di papà. La mia corona di compleanno. La sua. La mamma ne... Mi ricordo. La corona del faraone della caccia al tesoro per il mio compleanno. Quanti anni... Ora ricordo.
Nell'antico Egitto a ogni distretto corrispondevano un simbolo e un numero. Ho sempre preferito questi simboli ai veri e propri numeri La corona del faraone della caccia al tesoro per il mio Per l'amor del cielo, No, non ci siamo. No, così non va bene. La risposta deve essere negli indizi. No, non ci siamo. Ha funzionato. Mi rincuora sapere che papà l'ha tenuto al sicuro. No, non è quello che sto cercando. Sono sconvolto. Ce la sto mettendo tutta per non farmi sopraffare dal dolore. L'aereo di Amelia. Papà, cosa hai fatto? Il seguito del primo libro sull'immortalità di papà non è mai riuscito a pubblicarlo. Scritto a mano. Accidenti, non è neanche questo. Ero certa che ci fosse un testamento qui. Un momento. Cos'è? Una pagina vuota. Papà deve averlo lasciato per me. Deve essere importante. Messaggio nascosto. Cosa sono questi strani segni? Devono essere una specie di indizio.